Intanto, benvenuta Sara, ti stavamo aspettando, come stai? Molto bene, e essere qui per me è veramente bellissimo perché essere a contatto con i ragazzi ti porta gioia. Ti ho visto e mi è piaciuto molto, anche un po' timida di fronte al fotocall che sono quelle cose che rendono i personaggi della televisione o comunque del mondo della comunicazione persone. Eh, sì, diciamo che devo ancora imparare a. <ride> no, ma sei stata molto tenera, molto bella, veramente tanto, tanto. Ti ringrazio, eh. ti ringrazio. Senti, quello che ti volevo chiedere è un po' quello che stiamo chiedendo a tutti gli artisti. Destination è il tema di quest'anno del festival. Cosa ti fa venire in mente Destination e in che modo racconti la tua destination ai, ai giurati? Okay. Spero che sia un modo per arrivare a destinazione e a promuovere la cultura cinematografica in Italia. Tu ce l'hai una destinazione, c'è cioè, la tua destination qual è? Eh, adesso questa per me è una destinazione, questa è la tua destinazione? Sì. Sì, I progetti per il futuro? Non so quanto si può spoilerare quindi... Sì, devono uscire al cinema quattro film quindi. Marco D'Amore mi ha parlato di un certo progetto molto bello anche con Claudio Santamaria Io ho visto delle immagini a Riccione in anteprima Sì, c'è in uscita questo film che si chiama Brutti e Cattivi che è un'opera prima di Cosimo Gomez interpretato da Claudio, da Marco e da me e parla di una banda di disabili alle prese come una rapina poi ci sarà il progetto, il nuovo film di Giovanni Veronesi Non è un paese per giovani eh, dove, che uscirà... <ride> non so quando però... però sappiamo di sicuro sì, che il film di Veronesi sì, uscirà sì. Senti Sara io ti lascio ai giurati che ti stanno aspettando dai ragazzi per cui ti okay. ringrazio e passa okay. una bella giornata Grazie a voi Grazie, grazie Sara, grazie mille